Ciao a tutti e benvenuti. In questo video tutorial vi guiderò attraverso l'utilizzo del software Dynamic Probing della GeoStru. Iniziamo subito esaminando le funzionalità dell'interfaccia del software. L'interfaccia grafica di Dynamic Probing è stata progettata con uno stile familiare, simile a quello dei nostri altri software GeoStru. Questo design è pensato per agevolare gli utenti che utilizzano diversi prodotti GeoStru, consentendo loro di procedere in modo semplice e veloce. Sulla destra della schermata troverete la sezione dedicata ai dati generali del vostro progetto. È possibile individuare la posizione della prova direttamente sulla mappa satellitare cliccando su Localizza su mappa. Si aprirà una finestra in cui potrete inserire il nome della località o le coordinate geografiche, latitudine e longitudine, per identificare con precisione il luogo in cui si svolgerà l'indagine. Prima di iniziare a inserire i dati della prova, è importante selezionare il tipo di prova e di conseguenza la strumentazione corretta. Per fare ciò, facciamo clic con il tasto destro del mouse sull'interfaccia principale e si aprirà una finestra che ci consentirà di effettuare questa scelta. Se desideriamo inserire i dati delle prove penetrometriche dinamiche super pesanti, optiamo per l'opzione Nuova prova in continuo. In questo modo si aprirà una finestra e sotto l'opzione Strumento da usare selezioniamo DPSH TG63200 Pagani. Successivamente inseriamo la sigla della prova, in questo caso scriviamo DPSH1. Poi inseriamo la profondità massima raggiunta, ad esempio 5,80 m. Registriamo se la falda è presente o assente. Inseriamo un valore di accelerazione sismica e così via. Inoltre, se la falda è presente ed è stata rilevata e misurata, è possibile inserire anche l'esatta profondità del livello a cui si attesta. Ad esempio, scriviamo 4,80 m, 5,80 m e alla fine clicchiamo su OK. A questo punto ci spostiamo in corrispondenza della nostra prova, clic con il tasto destro del mouse e scegliamo Immissione dati. In questa interfaccia potremo inserire il numero di colpi ottenuti dalla prova. Questi potranno essere inseriti manualmente uno ad uno oppure copiando e incollando i valori da un file TXT o da un file Excel. Una volta inseriti i valori del numero di colpi, comparirà sulla destra un'immagine che ritrae il numero di colpi e i valori di resistenza alla punta. Il numero di colpi registrato durante la prova offre la possibilità di dedurre la stratigrafia del sito indagato. Nel nostro esempio facciamo un'ipotesi sulla presenza di tre strati distinti, uno che raggiunge la profondità di 1,60 m dal piano campagna, un altro a 4,20 m e l'ultimo che si estende fino alla massima profondità raggiunta pari a 5,80 m, sempre dal piano campagna. Nella griglia sottostante avrete la possibilità di inserire le informazioni relative ai litotipi identificati per ciascuno dei livelli precedentemente individuati. Qui potrete specificare se i litotipi degli strati 1, 2 e 3 sono coesivi, incoerenti o presentano entrambe le caratteristiche di coesione e coerenza. Inoltre, potrete inserire manualmente i dati relativi ai pesi di volume naturale e saturo dei vari materiali, ma questi possono anche essere calcolati attraverso correlazioni indirette in maniera automatica dal software. Inoltre, è possibile personalizzare le texture dei tre orizzonti selezionando uno dei pattern disponibili sulla destra. Una volta conclusa l'operazione, clicchiamo su OK. Ora che il software ha acquisito e memorizzato i dati, siamo pronti per procedere con l'elaborazione. Per farlo, basta cliccare con il tasto destro del mouse e selezionare Elaborazione. A questo punto si aprirà una finestra contenente le correlazioni indirette. In merito alle correlazioni da utilizzare, avremo due opzioni a disposizione. 1. Potremo scegliere manualmente un autore per stimare i parametri geotecnici, oppure 2. Daremo al software la libertà di selezionare automaticamente la correlazione da utilizzare. Nel primo scenario, se desideriamo personalizzare i valori dei parametri geotecnici, come ad esempio la coesione non drenata di un particolare strato, è sufficiente selezionare il nome dell'autore. Prendiamo per esempio il terzo strato e scegliamo Shoei Fukuni. A questo punto, facendo doppio clic sul valore numerico desiderato, in questo caso scegliamo il valore tipico per argille ad alta plasticità, che è 3,14,
Questo valore verrà registrato per lo strato selezionato e verrà evidenziato nella tabella dei parametri geotecnici stimati. Lo stesso procedimento può essere effettuato per tutti gli altri parametri. Per salvare questa elaborazione possiamo semplicemente fare clic su File e selezionare l'opzione Stampa. Se però desideriamo generare una relazione tecnica più completa, che includa non solo la stima dei parametri geotecnici e sismici, ma anche informazioni dettagliate sulla strumentazione utilizzata, spiegazioni teoriche sulle correlazioni adoperate e grafici esplicativi, dobbiamo seguire un altro passaggio. Dobbiamo spostarci nella sezione Output dell'interfaccia, dove troviamo le opzioni Elaborazione per autore ed Elaborazione con tutti gli autori, e scegliendo una di queste due opzioni, otterremo il report finale, che includerà tutte le informazioni necessarie per una relazione tecnica completa. Se avete apprezzato il video, non dimenticate di mettere un mi piace e per rimanere sempre aggiornati iscrivetevi al nostro canale YouTube. Vi ringraziamo per aver seguito questo tutorial. Se avete bisogno di ulteriori informazioni o avete domande, non esitate a contattarci. A presto!